Michele, il personaggio che interpreto nel film, è molto diverso da me, nel senso che è molto silenzioso, osserva, poi a un certo punto, insomma, viene fuori appunto chi è, che personalità ha. Però nella vita vera, non tendo sempre a mantenere il controllo, cioè se succede qualcosa sono quello di solito che rimane sempre, come si dice in italiano, focus, con il focus giusto, e ho sempre il controllo di tutto. Beh, sì, parecchie volte. Abbiamo un vincitore la settimana scorsa. No, il vincitore della settimana scorsa mi ha scambiato per J-Ax. E questo è un appello. Cioè, tutto bene. Bellissimo, è stato veramente bello. Prima in aereo, per dire, il comandante mi ha chiesto una foto e un video per i figli. Finito il video, mi fa grazie mille Lorenzo. Chissà chi era questo Lorenzo. Però gli è piaciuto, sarà contento. No, no, io porto avanti il personaggio, cioè se non mi scambia per Pedro, io da quel momento sono Pedro per sempre, certo, assolutamente. Mai rivelare la vera identità. Beh, dipende, se parli di tecnologia o parli di social, comunque c'è l'aspetto positivo e l'aspetto negativo, e sicuramente i cellulari sono una fortissima droga che consumiamo tutti quanti e di cui facciamo sempre più fatica a farne a meno. Adesso, per dire, con l'avvento di TikTok è un dramma, perché TikTok ti capisce, e quando TikTok ti capisce è finita, passi ore a scrollare a una velocità immane, contenuti e stare attaccato. Siamo in un momento, secondo me, di grande transizione, di iperconnessione, in cui ancora mancano ancora tante, secondo me, legislazioni a livello social, nel senso che viviamo ancora un po' nel far west, o per citare un mio carissimo amico, nel far web, che è un libro che ha scritto un mio amico. E secondo me dobbiamo imparare un po' ad autocontrollarci noi, per quanto ci è possibile capire quale sia la cosa giusta, ecco. Ti dico, un buon 60% è frutto quasi di, non dico di un'improvvisazione totale, però di sporcature, di cose tra di noi che non erano assolutamente nel copione, che noi abbiamo cavalcato proprio per rendere il film più realistico, più vero, più coinvolgente. Per me il viaggio è la compilation. Allora, io a casa è più facile che ascolti solamente un artista, magari quando mi voglio rilassare così. Per il viaggio io sono da compilation, cioè mi faccio le compilation e io spazio, diciamo, rimanendo nell'ambito più o meno del rock, funky, sta roba qui, blues, eccetera, però mi faccio la viaggio è la compilation per me. Proprio devo andare da un artista all'altro, ogni pezzo deve essere un artista diverso. A me mi rilassa così. Io c'ho compilation viaggio. Viaggio campagnolo, c'ho compilation viaggio urbano, compilation perché sì, ho fatto così, cioè campagnolo c'è un sacco di country dentro, perché a me cioè Jerry Lewis che canta il country, a me quando sto vicino Sutri mi piace. No, io il pop old school è Lucio Dalla. Lucio Dalla, ragazzi, stiamo parlando del più grande, uno veramente No, di Lucio Dalla tutti i in macchina. tempi, quindi ti capisco perfettamente, cioè Lucio Dalla è immenso.